Fratelli d'Italia diventa il primo gruppo in regione tra le fila della maggioranza. L'ex leghista Aida Romagnuolo, e fondatrice del movimento Prima il Molise, passa in Fratelli d'Italia insieme a tutto il suo gruppo. Sono felice di questa scelta, dice Fratelli d'Italia, è un approdo per me naturale, in linea con la mia identità, vicina alle fasce sociali e popolari e ai ceti più svantaggiati e fragili. Questo è il commento dell'interessata. Con l'arrivo di Aida Romagnuolo e dopo l'adesione a Fratelli d'Italia dell'ex governatore Michele. Iorio la destra diventa la forza preponderante dell'alleanza che sostiene Donato Toma in regione. Il dato politico significativo è che, allo stato dell'arte, in regione scompare la Lega liquefatta dopo le scelte improvvide di Matteo Salvini, che si è lasciato scappare due consigliere regionali. Insieme ad Aida Romagnolo, infatti, è uscita dal carroccio anche Filomena Calenda. Unico presidio leghista in regione resta quello rappresentato dall'assessore Michele Marone. Se quindi la Lega, tra le altre cose commissariata, piange, ride invece Fratelli d'Italia. Compiacimento per la decisione della Romagnuolo è arrivato anche dall'assessore e capogruppo in regione Quintino Pallante. Sono contento che il partito cresca sia tra gli elettori sia tra gli eletti nelle istituzioni, dice Pallante, a cui va riconosciuta la coerenza politica che lo ha visto militare sempre nel centrodestra e segnatamente con una lunga militanza in alleanza nazionale dalla quale Fratelli d'Italia nasce. Adesso bisognerà capire quale sarà l'apporto squisitamente politico che Fratelli d'Italia, grazie alla sua nuova consistenza numerica, darà al programma regionale. Sia Alleanza Nazionale sia Fratelli d'Italia, infatti, sono eredi di una destra marcatamente sociale che ha radici lontanissime e che a sua volta fa riferimento alla dottrina sociale della Chiesa in termini di contributo teorico e di programmi orientati verso le fasce più deboli della società, da definire a questo punto anche la sorte dei gruppi regionali che fanno capo a Romagnuolo e Iorio che rispettivamente sono ancora quelli della Lega e di Iorio per il Molise. Se i due decidessero di sciogliere le rispettive strutture potrebbe nascere un solo gruppo con tre consiglieri sotto le insegne di Fratelli d'Italia. Intanto nei prossimi giorni Aida Romagnuolo incontrerà a Roma Giorgia Meloni. Nelle prossime ore invece la conferenza stampa insieme al coordinatore regionale del partito Filoteo Di Sandro.